Era un po' che non ne facevo perché insomma quelle vacanze, quelle ferie, però oggi mi sono svegliata e ho detto ok, facciamo colazione con i ragazzi, perché sì ragazzi non mi sono ancora cambiata, uscirò fra poco e ho aspettato insomma per fare colazione insieme a voi. Ho recuperato delle cose stranissime che volevo assolutamente assaggiare dal mio cinese di fiducia. Allora vi mostro che cosa assaggeremo oggi. Innanzitutto questi, che sono snack di semi di girasole. Qui la marca non si capisce molto, comunque c'è una scimmietta e ci sono dei girasoli, quindi promettono molto molto bene. Poi volevo assaggiare qualche cosa di dolce, perché giustamente colazione, queste Sugar by Berry. E dovrebbero essere dei, oddio ragazzi, ma cos'è che ho comprato? Sono corbezzoli aromatizzati, cioè credo che sia una pianta il corbezzolo, che comunque a me sembravano dei lamponi, cioè vedi, cioè ragazzi, questo vuol dire non leggere dietro gli ingredienti, mi sembravano delle caramelle buonissime gommose a lampone, invece no ragazzi, vabbè comunque le assaggerò. E poi per non bere la solita acqua ho voluto lanciarmi in una cosa che sembra stranissima. Allora, questo specie sembra un succo, no, da fuori, però in realtà è una bevanda al melone d'inverno. Cioè ragazzi, che nome romantico, melone d'inverno. Poi guardando meglio insomma cosa c'è disegnato qua, vedete la foto di un cetriolo, quindi io credo che sia una specie di bevanda al cetriolo, non lo so, non promette tanto bene, però il nome è molto bello. Quindi adesso procedo con l'assaggio, quanto una fame assurda. Direi di iniziare con i semi di, anzi, snack di semi di girasole. Ingredienti: semi di girasole, sale, anice, l'anice a me non piace, vabbè, liquirizia, cannella, dolcificanti, antiossidanti, e poi c'è una fila di E952, 954, un sacco di coloranti, regolatore di acidità, prodotti in Cina. Ok ragazze, è un super junk food. Procediamo alla chiusura del pacchetto. Certo se passerò questo. Ok ragazzi. Oddio ragazzi, hanno un colore stranissimo. Il profumo non è malissimo. E la forma è un po' inquietante perché sono dei semi giganti, un po' scuri, sembrano quasi dei cimici. Allora procedo. Ragazzi. Oddio. Ma sono buonissimi. Purtroppo l'anice si sente tanto. Scusate se parlo con la bocca piena, ma faccio fatica a masticare perché sono, sembra quasi di mangiare del legno, perché come consistenza è proprio difficile da masticare. Insomma, non sono male, credo che li mangerò, però non è che mi facciano impazzire, quindi direi che a questi gli diamo un 6. Giusto per l'idea, perché fare dei semi di girasole che sanno di liquirizia e di anice, non so ragazzi, se volete provarli, l'unica cosa che mi danno un po' fastidio i denti, mi si saranno sicuramente incastrati tra i ferri dell'apparecchio. Adesso non so se prima bere o mangiare il dolce, ma direi che forse è meglio prima bere, perché se fa talmente schifo va direttamente a mangiare. Allora adesso assaggio questo, bevanda al melone d'inverno, acqua, zucchero, succo concentrato di melone d'inverno, additivi alimentari, ciclamato di sodio, ace sulfame K, caramello, aromi. Mamma mia ragazzi, promette molto bene. Alla sua cannoncina, guardate che carina. Ho un po' paura. Ah ragazzi, non vi ho detto che questo l'ho tenuto in frigorifero qualche giorno, quindi è bello fresco. Vado. Ragazzi scusate per la roba vomitevole, l'ho sputato tutto, è una cosa vomitevole, è dolciastro.
allucinante, mi lacrimano anche gli occhi dallo schifo. Ragazze, raccapricciate questo prodotto, è una bevanda che sa di cetriolo, cioè mi sembra il cetriolo, un frullato di cetriolo, però con dentro il caramello, cioè è una cosa vomitevole. Non so come qualcuno possa bere questa cosa, cioè magari per loro è anche una bevanda buona, non lo so ragazzi, se qualcuno di voi l'ha provato ed è riuscito a berlo me lo scriva sotto. Come voto gli do 1 e ragazzi, cioè, ho dovuto sputarlo subito, sono stata peggio che quella volta che non mi ricordo che cosa ho assaggiato, che stavo per vomitare qua in diretta, comunque questo è peggio. Per fortuna costava poco, costava tipo 60 centesimi, ma vomitevo. Adesso l'ultima cosa, comunque oggi va malissimo ragazzi, uno più schifoso dell'altro, cioè ho scelto male. Assaggiamo questi bellissimi corbezzoli aromatizzati. Allora, c'è corbezzolo, che capiremo che sapore ha fra poco. Zucchero di canna, sale, liquirizia. Cioè, la liquirizia a me piace, ragazzi, ma quando è mischiata con altri sapori vomitevoli, cioè, io non lo so. Poi, regolatore di acidità. Poi ci sono tutta la serie sfizza infinita di coloranti e conservanti. E altri coloranti e dolcificanti. Wow! Apriamolo. La scatolina è molto carina. Adesso non mi ricordo più i prezzi perché ho buttato lo scontrino. Comunque, credo che la cosa che costasse di più fosse proprio questa. È una scatolina di plastica e sono 100 grammi. Questo ha anche tutti i valori nutrizionali. Vabbè, comunque apriamo. È anche sigillato con tutte delle scritte in cinese. Adesso passiamo alle maniere forti. Mamma mia, che odore dolciastro! Ma ragazzi, l'odore è stranissimo. Sanno tipo di vino. Non lo so, non mi ispirano per niente. Come sono stata sfortunata questa volta. La consistenza è questa. Sembrano un po' delle prugne. Adesso procedo ragazzi, ho un po' paura, aspettate che prendo lo scotex perché la vedo molto molto dura. E poi che cosa bevo se fa schifo? Questo no, di certo. Allora, mi faccio forza e adesso procedo. Ma ragazzi, ma hanno un nocciolo anche in mezzo. Abbiamo scoperto che il corbezzolo, io non so, scusate la mia ignoranza, ma non so che cosa sia, comunque ha dei noccioli, tipo non so, sembrano delle prugne. Ricordo un po' vagamente il sapore di prugna, ma un sapore misto tra la prugna, la barbabietola dolce. Sì, devo dire che, insomma, si possono mangiare, ma non è che siano chissà che super wow, anzi, e meno male che c'è lo zucchero perché sennò sono anche molto aspri. Meno male che ce n'è dentro pochi. Comunque, questi qua li farò assaggiare anche a Guido, spacciandoglieli per delle prugne aromatizzate. Vediamo se le mangia perché lui odia insomma il cibo cinese. Quindi, soltanto digli che sono prodotti in Cina, insomma, lui non li assaggia. Gli dirò che sono delle prugne secche. Beh, comunque, ragazzi, questi qua io gli do un 6,5 perché uno non è il mio genere, a me le cose troppo troppo zuccherose non piacciono e poi hanno un sapore veramente indefinito, cioè non si capisce, sono un misto, vi ho detto, tra sono delle prugne, melanzane, dolciastre, zuccherate. E quindi ragazzi, niente, questa volta che schifo. Non mi è piaciuto praticamente niente, il peggio del peggio è questo. Mamma mia, soltanto l'idea mi viene la nausea. Poi direi questi, adesso sono usciti tutti, questi semi. Se non avessero questo fondo di anice sarebbero anche buoni. Se fossero stati dei semplicissimi semi di girasole, non so, metti anche la liquirizia, però c'è quella cannella e l'anice, niente ragazzi, vi consiglio. E questi per chi vuole provare qualcosa di strano e piacciono le cose molto zuccherose, insomma, fate voi. Comunque ragazzi, questo è